Aprire società offshore ha davvero ancora senso? O meglio, è possibile utilizzare qualsiasi delle giurisdizioni che si trovano al di là del confine italiano? O ci sono alcune giurisdizioni che magari non vale la pena prendere in considerazione? Te lo dico tra un attimo. Ciao, sono Luca Tagliatela e sono un tributarista internazionale che si occupa di pianificazione fiscale internazionale da oltre 15 anni. Nel corso della mia attività devo dire che ne ho viste di tutti i colori e devo dire che quello che è particolarmente interessante è che ogni anno c'è una nuova, o meglio, ogni anno ci sono nuove strutture, ogni anno ci sono nuove possibilità, ogni anno ci sono giurisdizioni che anche se andavano bene fino all'anno prima, all'improvviso non vanno più bene, per mille motivi. Ed è proprio di questo oggi che desidero parlarti, di due giurisdizioni su tutte, su cui penso che tu debba riflettere e fare molta attenzione prima di incorporare una società, mi verrebbe da dire a cazzo, ma comunque in generale fai molta attenzione quando vai a che fare con queste due giurisdizioni, che sono la Bulgaria e gli Emirati Arabi, in particolar modo Dubai. Ti spiego subito perché, partendo dalla Bulgaria. Allora, prima di tutto, secondo me, negli ultimi anni c'è stata una grossa inflazione di società in Bulgaria, aperte un po' alla cazzo da chiunque, online, non online, vado lì 2 minuti. Faccio finta di prendere la residenza fiscale. Tra l'altro devo dire che molte delle truffe a livello europeo, anche frodi IVA, che vengono strutturate, che sono state strutturate negli ultimi anni, sono provenute dalla Bulgaria. Con questo facciamo attenzione, non sto gettando discredito addosso alla giurisdizione in sé, né sto dicendo che sono tutti ladri. Sto semplicemente dicendo facciamo molta attenzione quando maneggiamo una società in Bulgaria, perché non è detto che il professionista che sia di lì sia assolutamente attendibile, molto probabilmente capirà qualcosina di diritto societario bulgaro, di diritto tributario bulgaro, ma molto probabilmente non capirà una minchia di diritto tributario internazionale. Quindi, la Bulgaria, per questo però continuo abuso che ne è stato fatto negli ultimi, oserei dire, 5-10 anni, addirittura perché da tanto, insomma, la Bulgaria ha questa flat tax al 10%, 10% che tra l'altro dal mio modestissimo punto di vista non è poco come tassazione, ma chiaramente questo è il punto di vista di un esperto. Il problema è l'abuso che è stato fatto negli ultimi anni, nell'ultimo decennio, la Bulgaria oggi l'ha resa particolarmente di interesse da parte dell'Agenzia delle Entrate italiana e della Guardia di Finanza. Quindi l'amministrazione finanziaria italiana non vede di buon occhio e raddoppia, come dire, i controlli, ha raddoppiato i controlli nei confronti di chi oggi maneggia la Bulgaria, perché negli ultimi anni è stata utilizzata sia per fittizi trasferimenti di residenza, sia per truffe a livello internazionale, soprattutto di truffe IVA, e sia per molte società estrovestite. Quindi l'attenzione da parte della società, della guardia, dell'amministrazione finanziaria italiana e l'abuso che è stato fatto di questa giurisdizione ha reso tra l'altro difficile anche i rapporti con le banche all'interno della stessa giurisdizione Bulgaria. Quindi non è così scontato oggi aprire un conto corrente in Bulgaria come se nulla fosse. Tutti questi fattori vi devono fare riflettere, ok? Quindi quando no, pensate, apro in Bulgaria, risolvo i miei problemi, molto probabilmente non è così. L'altra giurisdizione, anche molto chiacchierata, direi eccessivamente abusata negli ultimi anni, soprattutto di nuovo per evasioni fiscali, perché è un attimo, come dire, macchiarsi di evasione fiscale, soprattutto da un punto di vista IVA, quando si apre una società a Dubai. Leggo molti post di miei presunti colleghi, insomma, di gente che si spaccia manager, founder di società offshore e cose alla cazzo così. Apri una società a Dubai, di nuovo, è chiaramente legale, e non so se è veramente la cosa che fa per te. Molti dicono apri perché così hai, apri a Dubai perché così hai una sede internazionale da un punto di vista marketing, da un punto di vista reputazionale. Ecco, dal punto di vista reputazionale, oggi, secondo me, aprire la società a Dubai, per chi fa affari con l'Italia, in generale con l'Europa, non è la cosa migliore che puoi fare. Non è la cosa migliore che puoi fare perché
Perché oggi Dubai continua a entrare e uscire dalla cosiddetta blacklist della Commissione europea. Quindi che cosa è successo? Che la Commissione europea ha detto agli Emirati Arabi: vogliamo darti il massimo credito, la massima disponibilità, quindi noi non ti mettiamo sulla blacklist se tu collabori con noi e entro 8 anni fai un determinato tot di un determinato numero di cose che aumentano la trasparenza fiscale e finanziaria della giurisdizione nei confronti dell'Unione Europea. Dubai ha detto lo faccio e quindi l'Europa l'ha tolta dalla blacklist, poi di fatto però non l'ha fatto, ultimamente adesso l'Unione Europea, la Commissione Europea l'ha rimessa nella blacklist. Questo altalenare, questo uscire e entrare da questa blacklist non fa bene ai rapporti commerciali e soprattutto ci saranno delle controindicazioni, delle misure di contrasto che verranno utilizzate, che verranno introdotte dai paesi dell'Unione Europea, dai paesi che appunto devono stare a quello che dice la Commissione Europea nei confronti dei paesi che sono in blacklist. In questo momento Dubai è in blacklist. Chiaramente questo dà problemi anche da un punto di vista bancario, quindi addirittura a Dubai adesso aprire un conto corrente anche a Dubai non è più così facile, ok? Quindi queste su tutte sono due giurisdizioni, di nuovo, contro le quali io non ho nulla personalmente, che vengono utilizzate all'interno di pianificazioni fiscali, anche dal sottoscritto. Però oggi aprire indiscriminatamente una società o in Bulgaria o a Dubai perché va di moda, perché è figo, perché ti hanno detto che non si pagano tasse, perché ti hanno detto che non scambiano informazioni, perché ti hanno detto che puoi fare il cazzo che ti pare, non è assolutamente vero. Quindi maneggiamole con cura, ok? Io sono Luca Tagliatela e sono il primo tributarista internazionale ad aver introdotto in Italia i principi della flat theory. Che cos'è la flat theory? È la possibilità per qualsiasi imprenditore che guardi oltre confine di raggiungere legalmente un risparmio fiscale del 100%. Quindi è la possibilità di sfruttare tutte le giurisdizioni o tutte quelle giurisdizioni che possono fare al caso tuo imprenditore per massimizzare l'impianto fiscale della tua struttura di business. Se vuoi saperne di più, rimani connesso, iscriviti al nostro canale YouTube e alle nostre community social in giro per il web. Noi ci vediamo al prossimo video.